Benvenuti a The Micam 82esima edizione, che presenta una mostra unica nel suo genere, 12 shoes, 12 scarpe per 12 ore della giornata. The Micam ha voluto fortemente questa manifestazione, questa mostra, perché sempre di più vogliamo far capire al consumatore finale che le scarpe sono belle, sono di design, sono tecnologiche, ma sono anche fatte da qualcuno. La manifattura è una grande eccellenza italiana e l'Asso Calzaturifici, tramite The Micam, vuole promuovere la manifattura italiana facendo capire la bellezza che sta dietro anche a una costruzione di una calzatura che di per sé è anche un'opera d'arte. L'idea di 12 Shoes nasce da tante cose, ma soprattutto da un'osservazione di costume. Ne abbiamo fatta di strada, e non lo dico a caso, da quando nel film Una donna in carriera si vede Melanie Griffith che esce di casa a Brooklyn con le scarpe da ginnastica, arriva in ufficio, si mette un paio di scarpe col tacco e seduce Harrison Ford. Era una cosa che facevano solo le americane, che camminano tanto, adesso lo facciamo in tutto il mondo. Non basta un solo paio di scarpe per passare una giornata. E abbiamo ipotizzato una giornata di 12 ore, capendo che una donna può aver bisogno di 12 diverse paia di scarpe. La bellezza in sé dell'oggetto, che comunque rimane un oggetto d'arte perché è un oggetto di design e quindi ha un suo valore intrinseco e rimane una testimonianza di grandissima artigianalità, abbiamo pensato anche a quello che è cioè il pregio di una calzatura italiana. Queste sono tutte scarpe italiane e noi in questo senso come paese possiamo fare la voce grossa, perché abbiamo una tradizione straordinaria e ognuno di queste scarpe lo dimostra. Infatti, non a caso, spesso ci vogliono almeno 100 passaggi manuali per fare una bella calzatura. Avrei voluto provare a raccontare, più che la scarpa in sé, come posso dire, le emozioni che questa scarpa mi suscitava, insomma. Avevo davanti a me delle immagini più che l'esigenza della portabilità dell'oggetto e ho raccontato le immagini, mi sono lasciato assolutamente pervadere dalla parte emotiva della narrazione e ho fatto in realtà delle scarpe degli oggetti, io spero di poter dire oggetti d'arte. È veramente l'espressione dell'arte, quindi vedere le scarpe, come in una scarpa si possa trasformare in quadri, in veramente splendido, è entusiasmante, è emozionante. Tirature uniche che saranno esposte qua in Palazzo Giure Consulti a Milano tra settembre fino al 26 di settembre, quindi andremo anche durante il periodo della moda, della Fashion Week che inaugura il 21 di settembre e creiamo, come dicevo, sempre di più il connubio tra l'arte, la calzatura e la manifattura.